Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e oggi ragazzi andremo a modificare la nuova auto che è uscita oggi, ovvero martedì 28 giugno ragazzi. Questo video sicuramente ve lo porterò qualche giorno dopo. Comunque sia ragazzi, anche martedì prossimo dovrebbe uscire l'ultima super o sportiva, non ricordo. Comunque dovrebbe uscire l'ultima auto nuova con quest'ultimo aggiornamento che è uscito. E quindi martedì prossimo ragazzi, mi raccomando, uscirà una nuova auto che ovviamente vi porterò le modifiche sul canale. Intanto ragazzi, è uscita quest'auto oggi, la 811 ragazzi, si chiama P-Fister, penso si legga così, ed è veramente fighissima ed è una super. Guardate gli interni quanto sono, vabbè, non è niente di particolare, però sono fighi lo stesso. Però ragazzi, andiamo a vedere adesso le modifiche di quest'auto. Allora, senza modifiche ragazzi è veramente veloce, accelerazione da Dio. Adesso però dobbiamo andare a vedere un po', applicando le modifiche, come sarà quest'auto. Allora, le armature le mettiamo al massimo, freni da gara, paraurti ragazzi. Allora, abbiamo il paraurti anteriore. Allora, vediamo un po', mamma mia. No, vabbè, questa qua drift ragazzi è una figata assurda. Guardate che figata di paraurti. No, prendiamo questo assolutamente. Poi abbiamo paraurti posteriore. Vabbè, abbiamo soltanto questo e ci sta, ci sta. Poi motore livello 4, marmitte abbiamo doppia. Ok, guardate, cambia sopra. Doppia ravvicinata e personalizzata doppia canna. Vabbè, non è che cambia chissà quanto tra queste due. Io applicherei, ragazzi, questa. Poi, esplosivi non ce ne fotto un cazzo. Le luci mettiamo, vabbè, fari all'oxeno. Dopo mettiamo il kit neon. Le targhe, vabbè, le targhe piacciono nere su gialle. Verniciature. Verniciature, allora, metallizzate. Allora, quest'auto non la voglio fare rossa, ragazzi. È una novità. Però non voglio fare quest'auto rossa. Allora, io quest'auto la vedo più su o un blu. Però un colore bello acceso anche per quest'auto. Ok, ragazzi, ho deciso. Metterò il blu, ragazzi. Guardate che figata il blu. Ero indeciso, ragazzi, tra il blu e il giallo. Però, sinceramente, tra il blu e il giallo preferisco il blu. Adesso vediamo un attimo i colori secondari. Allora, ragazzi, come colore secondario mettiamo il blu scuro, che ci sta alla grande. Adesso, ragazzi, andiamo ai tettucci. Guardate che figata ragazzi, la possiamo fare senza il tettuccio oppure col tettuccio personalizzato. No ragazzi, noi la facciamo senza tettuccio. Guardate che figata, cioè stile proprio estivo, visto che siamo in una calda estate ragazzi. Mettiamo questo qua senza tettuccio. Minigonne, vabbè, mettiamo minigonne da strada. Spoiler, vediamo un po'. No, ci sta questo spoiler ragazzi, cambia soltanto il colore a quanto vedo. Sì, meglio così. Poi le sospensioni da gara, le trasmissioni da gara, il turbo personalizzato, le ruote ragazzi. Vediamo un po' le ruote, vabbè, qua ci sta ruote, vediamo un po'. Questo tipo di ruote qua ci stanno ragazzi per quest'auto, Vabbè ragazzi, come ruote mi stanno interessando queste qua. E applichiamole, dai, che ci frega. Colore cerchione. Allora, vediamo un po' il colore del cerchione. Come lo possiamo fare? Vabbè, ci sta il blu. Però, vediamo un po'. No, ci sta il blu brillante, ragazzi. Guardate che figata. Vediamo un po'. Blu brillante oppure blu chiaro? No, a me piace il blu brillante. Design, mettiamo questo. Gomma antiproiettile ovviamente. Il fumo ragazzi blu, ci sta per forza il blu. Finestrini, mettiamo da limousine proprio, no, mettiamo così, oscurati. E adesso ragazzi ci mancano le luci. Vabbè ragazzi, ormai l'abbiamo fatta tutta blu e mettiamo come neon anche blu elettrico, dai. Ragazzi, questa macchina non lo so, mi sta piacendo tutto a blu, che cazzo volete da me? Usciamo dallo Santos Custom ragazzi,
usciamo dallo Santos Custom e adesso andiamo a guidare un po' quest'auto. Allora, vediamolo un po' in prima persona. No, vabbè, così ragazzi è fantastica. È veramente fantastica. Allora, come accelerazione, come potete vedere, ragazzi, è velocissima. Adesso che l'ho modificata, guarda, sentite il turbo, sentite il motore. No, vabbè, ragazzi, è stupenda come auto, è veramente fantastica. E martedì prossimo, ragazzi, ne uscirà un'altra. Molto probabilmente sarà sportiva. Perché, ragazzi, stanno uscendo tutte queste auto? Perché, come ho visto, come vi ho fatto vedere, ragazzi, in un video precedente, vi parlai, ragazzi, in questo video del DLC che dovrebbe uscire con l'introduzione di nuove rampe e gare stunt. Aveva detto, ragazzi, la Rockstar che avrebbe introdotto auto abbastanza veloci da poter affrontare queste rampe. Molto probabilmente, ragazzi, queste qua sono appunto le auto di cui parlava la Rockstar. Comunque, come auto, ragazzi, questa è velocissima. La testeremo ovviamente nelle gare. Ancora non ho testato la Proto nelle gare. Ma ragazzi, molto probabilmente poi in futuro vi porterò. Cazzo, no, 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 ok. In futuro, ragazzi, vi porterò, diciamo, una gara in cui vi porterò direttamente tutte e tre le auto nuove. Molto probabilmente sì, ragazzi, vi porterò una gara, delle gare così in cui proviamo tutte le auto. Comunque, ragazzi, adesso vi faccio vedere anche il prezzo di quest'auto e poi, come al solito, ci salutiamo. Allora, la potete trovare sempre nel sito Leggendari Motorsport ed eccola qua, ragazzi, e costa 1.135.000 dollari. E niente, ragazzi, questa qua è la 811 o 811, come cazzo volete chiamarla. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate un mi piace e un commento. Iscrivetevi alla mia crew che troverete nel link in descrizione. Passate dalla mia pagina Facebook che troverete nel link in descrizione. E noi ci vediamo, ragazzi, alla prossima e ciao a tutti.